Ciao a tutti. Allora, visto che ci sono qualche problema per quanto riguarda la creazione di immagini ad alta risoluzione per l'Elevator Pitch, vi do qualche indicazione che possa essere utile a tutti. Allora, per quanto riguarda il programma da usare, usiamo questa piattaforma gratuita, così possono usarla tutti. La trovate all'indirizzo che poi magari vi metto sotto il video, ma ve l'ho già postata sul gruppo Summer. E mentre per quanto riguarda le immagini, la ricerca di immagini, o avete già un'immagine fotografata con la vostra telecamera o fotocamera, oppure andate a cercarla direttamente in Google Immagini attraverso i motori di ricerca. Allora, facciamo per gradi. La prima parte sicuramente riguarda il concetto. Allora, il formato 16 noni non è la risoluzione. Il formato 16 noni riguarda le proporzioni dell'immagine, cioè il lato di altezza e larghezza dell'immagine, mentre la risoluzione è, diciamo, i punti con cui vengono costruite le immagini e quindi più punti abbiamo all'interno delle immagini e più alta sarà la definizione dell'immagine. Quindi entrambe le cose dobbiamo tenere presente, quindi dobbiamo utilizzare un'immagine a 16 noni perché altrimenti realizza le bande laterali nere, per intenderci, e la risoluzione perché questo ci garantisce che poi proiettato su uno schermo ad alta risoluzione o comunque uno schermo dilatato, diciamo l'immagine ad uno schermo molto grande, non perde di risoluzione, quindi non sgrani in questo senso. Allora, partiamo da una cosa molto semplice, per esempio quella di reperire le immagini attraverso il Google Immagini. Allora, Google Immagini è molto interessante per due motivi. Allora, la prima cosa è che cerchiamo una foto di Urbino, per esempio. Allora, nel momento in cui ho trovato un'immagine, qui nella barra degli strumenti di Google avete un tasto che si chiama proprio Strumenti, nella quale trovate le dimensioni. Allora, cosa fa? È un filtro semplicemente che vi permette di filtrare il contenuto della ricerca e andare a cercare solo immagini che abbiano una risoluzione, in questo caso, nel vostro caso, nel nostro caso, grandi. Quindi attiviamo la funzione grandi e cosa vuol dire grandi? Vuol dire da 1024 x 768 in su, grosso modo. Quindi qui siamo sicuri di trovare esclusivamente immagini che abbiano risoluzioni molto elevate. Non è detto che abbiano una risoluzione, cioè un formato, scusate, in 16 noni, perché come vedete hanno forme diverse. Quindi partiamo comunque da un'immagine ad alta risoluzione, perché questa è la base per poi rielaborare questa immagine. Se non avete un'immagine ad alta risoluzione, il problema è serio, nel senso che non possiamo portare un'immagine ba da bassa risoluzione ad alta risoluzione garantendo una qualità ottimale, perché l'interpolazione dei punti non è sempre una cosa molto facile. O si hanno dei programmi, diciamo, professionali, costosi e peraltro difficilmente utilizzabili, oppure si fa veramente fatica, cioè o direi che è assolutamente impossibile. Per cui partiamo sempre da un'immagine ad alta risoluzione. Allora, partiamo per esempio, già questa è un 1029x754, questo è un 1600x1900, insomma, abbiamo comunque delle immagini che hanno comunque una risoluzione abbastanza elevata. Allora, prendiamo questa, 1600x1900. Allora, questa immagine va portata sul programma precedente che abbiamo visto prima, quindi sul programma dell'editor. Allora, cosa facciamo? Ovviamente questa immagine andiamo a scaricare, quindi tasto destro, salva immagine con nome e l'andiamo a mettere da qualche parte dentro la nostra cartella. Ok? Allora, una volta che l'abbiamo scaricata, torniamo al nostro programma. A questo punto apriamo l'immagine del computer, ovviamente, andiamo a prenderci l'immagine che ci serviva, che era dentro qui ad immagini, e Urbino, carichiamo Urbino. A questo punto il problema che abbiamo è che la dimensione di questa foto non è 1920x1080, ma ha una sua risoluzione, cioè una sua proporzione, diciamo così. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima cosa, la tagliamo, ok? Quindi per tagliarla però qui abbiamo lo strumento di taglio, che è il primo in alto a sinistra sulla barra degli strumenti, e poi qui sopra ci viene indicata
una larghezza e un'altezza. Se la lasciamo a zero, il ritaglio è un ritaglio a caso, cioè a piacimento. Mentre invece, se andiamo a utilizzare una dimensione in uscita, quindi scegliamo nel menu a tendina dimensione in uscita, qui ci dà la possibilità di modificare. Allora vedete che mi dà 1600 x 1900. Allora a questo punto io cosa faccio? Altero questo numero portandolo a 1920 e qua 1080, 1080, ok? Cosa succede? Che il mio cursore ritaglierà foto, quindi la proporzione di taglio sarà sempre comunque con questa proporzione, cioè 1920 x 1080. Allora io adesso cosa vado a fare? Vado a fare un ritaglio, ok? Ovviamente vedete che non riesco ad adattarla perfettamente, ma sono sicuro che la proporzione è quella giusta. Okay? A questo punto sistemo meglio l'immagine nel punto in cui voglio tagliare e facendo il doppio clic questa mi viene tagliata. Ora, questa immagine non è detto che sia 1920 x 1080, è in un formato a 1920 x 1080, cioè ha una proporzione pari alla differenza tra questi due. Per cui adesso devo accertarmi che questa foto sia 1920 x 1080. Allora, dentro ad immagine, in dimensioni dell'immagine, vado a prendermi larghezza 1920 x 1080. Su qui casualmente ha fatto anche questa operazione. In molti altri programmi questa operazione non viene fatta in automatico, viene ritagliata nel formato in cui l'avete tagliata voi e poi ve la porta a questa dimensione. Qui ha fatto l'operazione in automatico, quindi ha portato, non solo ha tagliato diciamo la proporzione in 1920 x 1080, ma l'ha anche scalata. Quindi doppio vantaggio ad utilizzare questa specie di applicazione online che è molto molto interessante, assomiglia molto a Photoshop in molti, molti aspetti ed è molto molto potente. Per cui a questo punto gli diamo l'ok e questa immagine che adesso abbiamo di fronte è 1920 x 1080. Quindi a questo punto cosa devo fare? Semplicemente salvarla. Ora il problema si pone nel momento in cui dovete fare una fotocomposizione. Allora qui o avete un po' di dimestichezza anche con questo programma e cominciate a fotocomporre qui, altrimenti fotocomponete dove volete, nel senso che potete andare ad utilizzare un programmino qualsiasi, anche il PowerPoint. L'importante è che poi riportata l'immagine qui dentro venga fatta questa operazione, cioè prima il taglio con la larghezza corretta e il ridimensionamento nel caso non lo faccia in automatico. Per quanto riguarda le immagini, se avete trovato su Google Immagini delle foto che vi sono piaciute ma sono a bassa risoluzione, facciamo un esempio, io ritorno a dimensioni qualsiasi e vado a prendermi un'immagine a bassa risoluzione. Per esempio, vediamo. Adesso qui dovrei cercare un'immagine forse più specifica perché quella di Urbino magari. Ecco, vabbè, proviamo questa, 800x600. Ok, quindi questa non ha una grande risoluzione, però a me interessa invece ad alta risoluzione questa immagine. Cosa devo fare? Allora, se ho salvato l'immagine, salvo immagine con nome, me la risalvo qui dentro, Urbino Neve, in Google Photo potete fare la ricerca diretta, cioè attraverso le immagini. Allora, come devo fare? Vado in Google Immagini. A questo punto, dentro Google Immagini, cliccando nella barretta, mi si attiva quest'icona a forma di macchina fotografica. Allora, in questa modalità voi potete cercare o attraverso l'URL di questa immagine, quindi dell'immagine che abbiamo scaricato, o direttamente attraverso il carica immagine del vostro computer. Quindi per l'immagine che abbiamo trovato noi sarebbe stato sufficiente copiare l'indirizzo di questa immagine, ma dando per scontato che voi abbiate l'immagine magari scattata con la vostra macchina fotografica, oppure un'immagine scaricata da chissà dove, chissà quando, e quindi non sapete qual è il link in questo momento, potete andare a caricare la foto direttamente facendo scegli file. Allora, una volta che avete caricato le immagini dentro nel motore di ricerca, come attraverso questa specie di
macchine fotografiche, quindi l'icona della macchina fotografica, potete caricare, abbiamo detto, carica immagine presa dal vostro computer oppure incolla l'URL dell'immagine. Prendiamoci adesso quella di Urbino Neve. Allora, con buona probabilità lui troverà, adesso in questo caso magari è un'immagine un po' particolare per cui non è sempre detto che lo faccia, però diciamo che la possibilità ce l'avete sicuramente, quella di poter rintracciare sui vari siti dove è stata pubblicata questa immagine la foto originale, cioè quella ad alta risoluzione, o comunque immagini che abbiano più o meno le caratteristiche che avete postato voi. Quindi in questo caso lui ha riconosciuto Urbino e quindi vi farà vedere una serie di altre foto che potrebbero essere interessanti per il vostro lavoro. Quindi riepilogando, tornando alla schermata dell'applicazione online, dovete prima di tutto creare la fotocomposizione cercando di prendere però sempre foto in partenza già ad alta risoluzione. Cioè il concetto, la tecnica è proprio questa, non è possibile ingrandire un'immagine che sia a bassa risoluzione e portarla ad alta risoluzione senza appunto programmi professionali, ma anche con quelli comunque la resa non sarà mai perfetta. Per cui si parte sempre con un buon prodotto di partenza, quindi una buona foto di partenza, dopodiché si creano i vari fotomontaggi, se dovete fare i vari fotomontaggi, e poi una volta che avete creato, diciamo, la composizione grafica, a questo punto portate il tutto in un programma come questo, oppure se ne avete un altro, ma in ogni caso i comandi più o meno sono sempre gli stessi, ritagliate prima l'immagine con la proporzione 1920x1080, dopodiché, se il programma come questo ve la porta già in automatico a dimensione corretta, avete risolto il problema. Se invece avete soltanto ritagliato con un formato corretto, ma la dimensione non è ancora quella giusta, andate dentro alla sezione immagini, che di solito è lì in molti dei programmi grafici, e andate a ridimensionare l'immagine in maniera corretta. Dopodiché salvate il file. Ok, credo di avervi detto più o meno tutto. Se avete qualche altra domanda potete farmela qui sotto nei vari commenti. Ciao a tutti.